Il nostro lavoro di progettisti è molto simile al lavoro dei cuochi. Per chi vuole mangiare una cosa diversa. Nel 2050, entro il 2050, l'Unione Europea ci impone di diminuire l'uso dell'acciaio e del cemento armato di almeno l'85%. E quello che ho fatto nel mio lavoro è appunto quello di applicare una dieta vegetariana a quello che tutti i giorni faccio, cioè sostituire fondamentalmente i materiali come polistirolo con la fibra di legno, non so, per fare i cappotti ad esempio, il legno al posto del cemento per fare le strutture, sia le strutture delle murature che le strutture delle coperture, e la paglia al posto della roccia. In questo caso con dei moduli strutturali realizzati in Italia. Andiamo a vedere dei casi studio oggi, casi studio vegetariani, sono casi del 2016, progetti 2014-2015, e voglio mostrare la versatilità che hanno questi materiali anche in contesti come questo. Qui siamo in centro storico a Verona, qui passa l'Adige, e la mia committente voleva riqualificare questo palazzo storico perché i problemi che aveva erano quei classici di un edificio molto vecchio del 1600, aveva l'acqua che entrava dalla copertura, disagio termico dell'ultimo piano, e anche il disagio acustico. Ma in questo caso siamo intervenuti con dei materiali vegetariani in base anche poi a quello che è il cantiere, a quello che ha la disponibilità dei materiali in quel periodo, e li abbiamo praticamente applicati all'interno dell'edificio. La copertura che siamo andati a strutturare era circa sui 300 metri quadrati, e il nuovo muro che abbiamo fatto su un muro storico in sasso, fatto col sasso che è lì a pochi metri, lo abbiamo poi sostituito e equipaggiato con materiale vegetale come la canapa. E tutte le strutture, tutti i solai sono completamente in legno. E quello che abbiamo fatto è stato quello di rispettare il più possibile le strutture dell'edificio, perché dentro queste strutture c'è, e abbiamo trovato, come esempio prima, molta sapienza che se noi andavamo a toccare l'equilibrio, chiamiamolo precario, anche di queste strutture, andavamo a rovinare lo schema statico dell'edificio. Ok? Perciò, per fare questo intervento strutturale, abbiamo chiamato un strutturista da Venezia, che sono più abituati rispetto ai nostri classici ingegneri nel rimuoviamo tutto e rifacciamo. Qui siamo riusciti a mantenere tutte le travi esistenti. Questo qui tipo è un tronco da 8 metri, penso, posato ancora all'inizio della casa, e l'abbiamo mantenuto. Abbiamo solamente fatto alcuni interventi chirurgici in alcune parti dell'edificio, soprattutto per andare a ripristinare le teste delle travi, solo di una trave e basta, tutte le altre erano generalmente sane. Questo era l'inizio del cantiere, dove abbiamo fatto una riunione per capire l'organizzazione del cantiere. Il cantiere è molto difficile perché appunto avevamo la strada, avevamo
e le altre case, eravamo in altezza, era abbastanza difficile come logistica. Questa è la foto dell'arrivo con la scanner, dove abbiamo rilevato tutte le strutture e da qui siamo partiti a fare il nostro progetto esecutivo di strutturazione. Ecco, questo è un disegno che abbiamo preso in comune, abbiamo proprio lasciato l'inflessione delle travi, delle travi di legno esistenti. E qui l'idea era anche qui di andare a fare una pavimentazione in calcicanapa, però per la disponibilità non siamo riusciti, perché in quel momento no, non ce n'era. Allora siamo venuti con una fibra di legno. Questo, vedete, è la copertura esistente, attualmente ancora così, fatta con queste pianelle da 5 centimetri, e sopra siamo andati a isolare la copertura, mantenendo tutta quanta la struttura esistente. Qui sopra poi abbiamo trovato durante le opere di restauro materiale più svariato che controbilanciava la spinta di questi della modanatura esterna della gronda. E quella l'abbiamo lasciata perché voleva dire andare a toccare l'equilibrio dell'edificio. Queste invece le parti più compromesse erano completamente sostituite con una nuova cottura in legno, mentre le parti esistenti che erano buone le abbiamo mantenute. Questo è il cornicione a sbalzo in pietra che si è mantenuto. E qui abbiamo, beh, questa parte qui abbiamo cambiato la copertura. Ecco, poi siamo intervenuti con l'isolamento in fibra di legno, calcolato per lo spessore che serviva, c'era sui 20 cm, questa ventilazione della copertura, mantenendo sempre tutte le varie come qua, le flessioni delle tutte quante le dettagli della copertura come era. E poi siamo intervenuti nel fare questo nuovo locale che era esistente. L'abbiamo migliorato dal punto di vista sia sismico, ma soprattutto dal punto di vista termico del benessere. Qui sotto c'è la cucina. Uno dei problemi della signora era che qui dentro sentiva completamente tutto il vento, quando soffiava il vento, insomma, era un ambiente non particolarmente confortevole. Questi sono i disegni strutturali. Abbiamo fatto un telaio in legno per rifare la parete nuova e cercavamo un materiale che fosse allo stesso tempo di riempimento ma anche isolante. Okay? E allora abbiamo optato per la calcicanapa, ci facendo come abbiamo fatto. Questo è il muro che abbiamo demolito e lo abbiamo rifatto appunto in legno, usando materiale leggero dal punto di vista statico, materiale isolante, e anche per loro che ci abitano, la prova è stata anche dal punto di vista acustico molto buona, molto performante. Siamo partiti con una struttura a telaio, siamo ancorati alle strutture esistenti e di attorno abbiamo costruito la struttura in legno. Poi abbiamo fatto questo cassero aperto, fatto in cantiere. Ancora qua non eravamo così bravi per la fabbricazione come riusciamo a fare adesso. E abbiamo riempito a mano, stratificando la calcicanapa. Abbiamo calcolato lo spessore che poteva servire in base alla conduttività del materiale. Abbiamo creato questo muro in legno, quello qui abbiamo passato dentro la calcicanapa, questo proprio è il materiale, e questo era il muro finito alla fine delle operazioni di montaggio, qua anche il rifacimento dei marmi in tufo.
Questo intervento finito all'interno con il nuovo muro in calcicanfa, la nuova struttura della copertura, e anche questo solaio qui, solamente mettendo questo materassino in canfa di un centimetro, abbiamo già guadagnato parecchi decibel di comfort, sia dal punto di vista acustico, sia dal punto di vista anche poi del comfort dell'aria, della percezione che hanno le persone che abitano sotto, cioè proprio proprietario. Questo è l'intervento finito, abbiamo intonacato tutta la facciata e ad oggi la facciata ancora così non presenta nessuna crepa e praticamente si può lavorare con questi materiali anche in un contesto storico come questo, usando un unico materiale per isolare e provare a costruire un elemento leggero di sopraelevazione in un contesto così difficile. Anche perché qui avevamo un muro che era un muro da di altezza da 12 cm, 10 cm, che non aveva nessuna protezione termica. Questa è la finitura e questa è la basilica di San Andrea vicino all'edificio. I benefici del committente, quali sono? Perché tutti dicono che materiali naturali costano tanto, non sono, cioè, che beneficiano alla fine. Ecco qui, questa è la testimonianza della signora. Ha trovato che i materiali naturali sono costosi, il prezzo è un po' più alto degli altri materiali, ma no, adesso mi sa che è tutto pareggiato comunque, però a quei tempi, ma non l'ho trovato tale da scattare la soluzione. Mi sembra anche che il loro uso non abbia allungato i tempi di lavoro. Questo cantiere è durato 3 mesi in circo storico, cioè anche con quel tipo di lavorazione siamo riusciti a mantenere un cantiere abbastanza corto. Poi i benefici che ha ottenuto. Si sente chiaramente la capacità di isolamento termico di questi materiali, che era quello che voleva la signora, voleva non aveva più freddo oppure il vento che entrava dalle pareti o dal tetto. E comunque l'aspetto estetico è soddisfacente. Se mai dovessi intraprendere altri interventi di curazione, sicuramente sceglierei i materiali. Infatti adesso dovremo fare strutturare un'altra parte del palazzo, fortunatamente è grande, tutta la lavorazione ce n'è, e useremo ancora questi materiali perché la signora, cioè adesso, attualmente che vive la casa, è molto soddisfatta dell'intervento. Vediamo un'altra strutturazione di una casa schiera. Come vedete sempre siamo in contesti normalissimi, okay? Siamo vicino alle prime colline di Verona e questo ragazzo ci aveva chiesto di ristrutturare la propria casa a schiera, la schiera degli anni 90, anche qui con alti consumi energetici e poi voleva una casa sana per prevenire appunto le allergie, inquinamento indoor, eccetera. Abbiamo un po' cambiato la distribuzione interna mettendo questa nuova scala d'argilla alle pareti e questo è l'intervento di isolamento termico dell'involucro verso l'esterno. Abbiamo anche lavorato in alcuni punti sull'isolamento acustico per isolarlo dai vicini. Ecco, questo è il motivo per il quale lui ha fatto questo intervento, una questione di salute. Diciamo che il 90% dei nostri clienti fanno questo tipo di interventi per un motivo di salute, oppure per ripristinare interventi fatti da altri che erano errati. Cercavo una soluzione che mi evitasse il dover ricorrere a materiali di origine chimica, i quali si portano dietro una serie di inconvenienti, soprattutto perché ha problemi di allergia. Anche qui ho chiesto, hai trovato che sono costosi? Secondo me la salute non ha prezzo. È lo squadro di salute, le persone spendono volentieri. E qua non parliamo di cifre esagerate, parliamo di un qualcosa in più rispetto ai prezzi di mercato. Inoltre, nel lungo termine, i vantaggi che le soluzioni naturali portano riparano dei sacrifici, o meglio, dei sforzatori che i prodotti industriali fanno da porre. Lui adesso abita in questa casa, ha una spesa energetica molto bassa ed è contento delle scelte che ha fatto. Questo era l'edificio quando abbiamo iniziato i lavori, l'edificio normalissimo a schiera con solidi
problemi con legge, parti biologiche, eccetera, eccetera, con tarcine. Questa è la situazione che c'era al momento, non siamo arrivati. E qua abbiamo cominciato dalla lavorazione di anche distribuzione interna degli ambienti. Qui abbiamo semplicemente coibentato con, mi sembra, 6 centimetri di filo di legno delle facciate. E poi anche con gli altri muri, con le altre proprietà, per dare un miglioramento acustico. Questo sottotetto qui, d'estate, aveva delle temperature tropicali praticamente. Abbiamo anche predisposto di mettere il radiatore, eccetera, eccetera, condizionatore. Alla fine, con 4 cm di fibra di legno, perché quello era l'unico spessore che potevamo mettere in modo che lui potesse comunque usare. Al momento deve ancora andare a posare sia il condizionatore sia l'impianto qui, il termosifone. Qui ho preso la calce canapa che avevo vantato in altro cantiere e l'ho usata qua, l'ho usata. Lo strato dell'altro cantiere l'ho usato qui per fare questo riempimento della parete della cucina. Questa è la finitura dell'argilla. Questa è l'argilla di fondo data sulle pareti interne. Questa è la stabilitura, seconda mano. Questa, dopo aver portato la rete, l'ultimo strato di argilla. E questa invece è la fase, l'ultima fase, per il tonnellino, sempre di argilla. Anche qui, come si diceva prima, l'importante è avere degli applicatori specializzati, perché questi sono materiali, non sono difficili, però un minimo di studio e di impegno per darlo serve, di precisione. Queste sono la finitura della zona notte. Questa è dopo qualche mese che abitava all'interno della casa, quello che mi ha detto. Per prima cosa, quando entro in casa, sento che l'aria è diversa. Qui non abbiamo un buon niente perché era un intervento dove non c'era posto per fare nulla. E neanche lui lo voleva. L'ambiente è salubre e mi sento bene. Inoltre, con gli altri benefici di isolamento, il risparmio in bolletta è assicurato. Lui ha raggiunto il suo obiettivo con pochi centimetri di isolamento e sta facendo prestando attenzione a alcuni dettagli soliti con i tamici dei davanzali oppure degli angoli tra le pareti e il soffitto. Questa invece è una riqualificazione con la canapa Verona, è un lavoro del 2016. Questa è la prima casa dove si è usata la calce canapa Verona. Mi piacerebbe oggi vedere che in fiera ci sono altri produttori che cominciano a utilizzare questo tipo di materiale. Questa è l'interno della casa, sempre abbiamo dato, abbiamo lasciato l'argilla di fondo grezza, anche nel bagno. Abbiamo usato anche legno locale in castagno, anche il pavimento in legno e in castagno, tutto in castagno. Questa è la casa quando mi hanno chiamato, qua, avevano problemi di bolletta con altri consumi energetici, circa 4.000-4.400 euro per una casa da 75 metri quadrati, oltre ad avere problemi di umidità e di salita e muffa all'interno. Questa era la casa come si presentava, questo all'interno con problematiche muffa sopra le pareti. L'intervento che abbiamo fatto è quello di andare a costruire questo nuovo muro con la calce canapa e isolare tutto quanto l'involucro sempre con la calce canapa. Abbiamo fatto le prime demolizioni dell'edificio e qui abbiamo costruito la struttura in legno e abbiamo usato sia i blocchi sia
la calce canapa sfruttata. Per quale motivo? Perché 6 anni fa la produzione di questo era molto scarsa, cioè non ce n'era in giro mattoni, praticamente. Abbiamo dovuto fare un po' e un po'. Qui. Questo è il primo strato di blocchi in calce canapa, nella parte nuova di ampliamento, dove poi abbiamo fatto la cucina. Questa è la parte finale, e questa poi è la fase di intonacatura del blocco con l'argilla. Questa è la sezione tipo di come è stato studiato il particolare. Anche qui, molta attenzione quando ci sono questi materiali è che devono essere rialzati da terra almeno 30 cm, per cosa? Soprattutto per l'acqua piovana di rimbalzo che arriva, che va poi a proiettarsi sulla parete, perché più questo punto resta asciutto, meglio è. Questo materiale che si usa può essere o vetrocellulare oppure XPS. E poi all'interno abbiamo poi anche isolato quello del vetrocellulare. Vediamo. Prima operazione, abbiamo tolto l'intonaco ammalorato per 1 metro. E poi abbiamo fatto il primo corso con questo XPS. E poi da qui siamo partiti e abbiamo intonacato con la calce canapa asciutta. Eccolo qui. Qui le densità di materiale sono in circa dai 300 ai 350 mm3. Ecco, questa gli svantaggi, cosa sono di questo tipo di lavorazione, che penso non farò mai più, sono i lunghi tempi di attesa e di asciugatura, e soprattutto la manodopera deve essere molto specializzata. Che se la manodopera non è specializzata, questo tipo di lavorazione può dare grossi problemi. Okay. Per quello ho fatto solo questo cantiere e basta, perché è difficile trovare poi la manodopera che sapesse usare questo tipo di tecnologia, perché qui bisogna mescolare l'acqua, la calce e la canapa. E qua si fanno solamente pochi. Qui abbiamo isolato poi anche la parte delle finestre. Questa è la strabilitura in calce con la rasatura armata. L'interno c'è 18, abbiamo messo il vetro cellulare per isolare, e poi abbiamo sistemato le varie parti della casa dove serviva per ridurre conti acustici, eccetera, eccetera. Questa è la parte di intonacatura in argilla, e questa diciamo, il greto della stanza del soggiorno. Questa l'ho lasciata vista oltre che per un motivo estetico, ma anche per un motivo acustico, perché abbiamo capito che quel tipo di blocco lì, con quella superficie lì, aveva un'ottima prestazione acustica, cioè si poteva stare dentro la stanza anche senza mobili, e si stava molto bene. Quale foto? Ecco qua, foto con il pavimento di legno, e qua alcuni dettagli della parete con i blocchi in calce canapa, che adesso chiaramente sono fatti molto meglio rispetto a questi, perché poi la tecnologia è evoluta. Però già questi sono piacevoli da vedere. Sì, beh, abbiamo giocato con il riscaldamento nel bagno, con quella salita lì. Ecco qua. Anche qui tutto il bagno è reso in argilla, per le parti non umide e per le parti umide, che viene trattata. Siamo invece a Treviso, in centro storico Pedaroba, zona del Valdubbiadene, del vino. Questo ampliamento è stato fatto invece in paglia, perché qui siamo più o meno in quel periodo lì, eravamo all'inizio della tecnologia
delle case in paglia. E qui abbiamo fatto l'ampliamento di quella casa esistente, ecco qua, questa era la casa. È stata completamente svuotata e rifatta con l'ampliamento. Ecco, questo materiale qua è un materiale che usiamo attualmente nelle nuove case, è un materiale fantastico per fare le contropareti. E questo è un materiale molto buono anche in ambienti umidi. Si può fare anche cappotti con la canna palustre. E questa casa aveva, l'abbiamo demolita noi, ma aveva più di 100 anni ed era ancora integra la canna. Qui siamo partiti con il fare le fondazioni della nuova parte di ampliamento. Questa è la parte ampliata con le pareti in paglia spessore 36, sembra 4, 6, sì, perché è lo spessore della malla di paglia. E mentre nella parte quella là esistente abbiamo solamente isolato la copertura con la paglia. Ecco qui la sezione. E qui ancora lavoravamo la paglia in cantiere. Okay. Adesso invece non lavoro più in cantiere. Per quale motivo? Perché per i problemi che ci possono essere nel cantiere, perché non sempre le maestranze sono preparate, e può arrivare un allagamento in cantiere, okay? Può rimanere lì il ponteggio per più tempo, perciò se la parete in paglia prende acqua e marcisce, okay? Infatti in questo punto qua, durante il cantiere è rimasto il ponteggio lì per più tempo, abbiamo dovuto cambiare le barre di paglia di questa parte qua, perché appunto dove prendeva a nord l'acqua. Per questo motivo, da questo cantiere in poi, ho sempre fatto la pubblicazione. Questa era ancora, qui siamo in zona sismica 1, del civile, eh? Questo era un sistema ancora che funziona, però ancora artigianale. Ok. Questa è la canna all'interno per poter poi aggrappare l'intonaco in argilla. Questa è la parte interna. Ecco, questa casa si riscalda solamente con questa stufa ad accumulo a legna e basta. Il calore poi va anche nella casa esistente. Questa è la finitura dell'argilla. Parte esterna, anche qui nelle parti dove abbiamo la struttura in legno, viene sempre ricoperta con la canna palustre e dato un rinzaffo in modo brutale di calce. Questa è la copertura, poi i suoi teli per dare la permeabilità. Copertura dei cassoni è fatta in opera. Ecco, qui abbiamo ad esempio, l'abbiamo chiusa con un rastrello di calce. Questa invece è una casa che stiamo facendo adesso, in provincia di Como. Questa è la casa esistente e l'abbiamo demolita. Qua, prima e dopo. Abbiamo fatto praticamente tutta una casa in paglia con questa terrazza asfalto di 2,50 m, perché appunto lavoriamo su un terreno in pendenza. Questa è la fase di posa dei micropali e fondazioni, e questo invece è il piano d'appoggio della casa. Questo è il nostro isolante. E invece qui andiamo a prepararci in carpenteria. Perché in carpenteria possiamo lavorare con qualsiasi tempo e possiamo rispettare poi i tempi di consegna della casa e
e comunque si lavora poi molto meglio perché viene tutto rifinito al millimetro. Ecco, sulla base di quelle esperienze di prima, adesso le pareti vengono già con questo pannello in fibra di legno. Per quale motivo? Per un discorso poi di manodopera, perché sono po pochi gli intonacatori che riescono a intonacare sulla paglia. Perciò è andato un sistema, ecco qua, un sistema dove con un tonacchino in calce si può lo può fare qualsiasi persona senza tanta capacità di sbagliare. Questo ad esempio è il foro finestra, il porta finestra della casa. Questa è la famosa molto parete che usiamo all'interno delle case per passare gli impianti e poi viene dato sopra un intonaco d'argilla. Ecco qua, questa ad esempio è una casa al grezzo e poi la canna da 5 centimetri che viene messa sulle pareti. Ecco, abbiamo visto che si può strutturare normalmente questo tipo di edificio con i materiali vegetariani, sia che sia un palazzo storico, sia che sia una casa schiera, sia che sia una villa singola. Vi faccio vedere un po' di dati. Per fare una casa di paglia all'incirca servono 3 ettari di campo di cereali. Proviamo a risolvere appunto la CO2 che andiamo a immettere in atmosfera quando produciamo materiali edili. Infatti, le emissioni di anidride carbonica stanno facendo aumentare la temperatura globale. Infatti, dovrà un po' cambiare poi gli spessori dei materiali che sono sugli edifici. Aumentando la temperatura, le città diventeranno luoghi incompatibili con la vita. Già adesso isole di calore, temperature ormai anomale sono all'ordine del giorno. Questo studio l'ha fatto l'Università di Zurigo, ha fatto questo database dove dentro la città possiamo sapere che temperatura avrà nel 2050. Ad esempio, Milano nel 2050 avrà la temperatura di Dallas. Okay. La domanda è: e Dallas che temperatura avrà nel 2050? Okay. Cioè, le città come che abbiamo giù in Sicilia, Catania, Palermo, che temperatura avrà nel 2050? Questo è un bel problema. Quali sono le strategie che stiamo pensando per contenere gli effetti del riscaldamento globale, che chiaramente è collegato alla CO2? Una soluzione semplice ed elegante è quella proposta da Stefano Mancuso, piantare 1.000 miliardi di alberi, che sembra una cifra tanto alta, ma alla fine non è tanto alta, perché la metà degli alberi che abbiamo tagliato in 2 anni. Ma cosa possiamo fare nel nostro lavoro di progettisti e di committenti per ridurre l'impatto nel settore edile? Cominciare a ragionare su questi numeri qui. Ad esempio, questa l'ho presa dalla FASBA. La FASBA è l'Istituto Case di Paglia tedesca. Dai loro dati, per costruire un'abitazione in gas beton, cioè, con l'energia che uso per fare una casa in gas betono, ne posso fare 35 in paglia. Qua poi ci sono tutti quanti grafici, ma non li faccio neanche vedere. Si vede, insomma, dove riduco parecchio le emissioni di CO2. Questo è uno studio che abbiamo fatto usando il database ARCA, l'ECA, e comparando la casa in paglia che abbiamo fatto con una casa in blocchi di polistirolo. Qui potete vedere in arancione l'energia incorporata per costruire la casa in blocchi di polistirolo e quella in gialla sono le emissioni per farla in paglia. Cioè, vedete che differenza c'è. Ecco, perciò cominciamo a parlare di carbonio,
è quello che fa braccio 2. Perciò una tonnellata di carbonio in forma di campo di paglia evita le emissioni di 3,7 tonnellate di anidride carbonica. C'è un rapporto di 1 a 30. I materiali biologici possono essere usati per creare costruzioni che utilizzino meno risorse e possono tornare alla biosfera a fine vita. Infatti, questo dovrebbe essere il nostro obiettivo primario, che è quello della produzione della CO2. E come si fa? Si fa semplicemente andando a studiare la formula dell'anidride carbonica. Le piante con i cereali sequestrano carbonio nell'atmosfera e rilasciano ossigeno. Qualsiasi processo naturale funziona incorporando materiali e materiali di carbonio che prevale l'atmosfera. Carbonio è quello che compone la paglia, il legno e la canapa. CO2 è quello che poi viene rilasciato. Perciò il carbonio diventa l'elemento base alla base dell'architettura. Infatti, c'è un bellissimo libro, The New Carbon Architecture, americano, dove appunto parlano di edifici fatti di cielo, e non più di CO2, perché questo diventa la nostra nuova, il nostro nuovo obiettivo per progettare edifici. Vediamo un attimo un po' di comparazioni di quanto emette CO2 in materiali a parità di prospettanza, ad esempio. Allora, una parete di PS dritta contro una parete in balli di paglia, abbiamo quella produce 90.000 kg di CO2, questa ne detrae 25.009 per 385 metri quadri di parete. Potete fare il calcolo con software LCA, una progettista. Io ho fatto quello, che è più semplice, anche che dà delle indicazioni su dove devi sviluppare i progetti. Parete in cerettiera di roccia contro parete in balli di paglia, spessore 33 con 36, trasmittanza uguale. Quella lì produce 8.700 kg di CO2 e questa ne detrae 25.009. Copertura in assito di roccia contro copertura in balli di paglia, anche qui abbiamo chiaramente l'assito in legno. Trasmittanza 16 contro 14, quello lì 1,32 kg di CO2 contro meno 18.000 kg di CO2. Ecco, concludo dicendo che la concentrazione di CO2 ad aprile 2022 è di 4,17 parti per milione. Che potete vedere dal sito della NASA. Quando io ho iniziato a fare conferenze nel 2000, 16, 2015, su questi argomenti qua, eravamo a 404. Okay? Questo è un numero importante da tenere a mente perché è un numero che è esponenziale, cioè non è graduale. Questo qua cresce sempre di più ogni anno e il limite critico è 550. Bisogna capire a quando arriveremo. Siamo avanti così, tra poco ci arriveremo. Perciò consigli sono quelli di tornare a quello che abbiamo visto prima, cioè usare il carbonio nelle nostre architetture. Grazie a tutti per avermi ascoltato.